Le Marche sono una regione moderna, hanno un'imprenditoria moderna, ma hanno saputo conservare con estrema grazia, vorrei dire, neanche competenza, grazia, le testimonianze del passato. Lorenzo Lotto è un pittore veneziano che ha avuto dei grandi contatti con le Marche perché ripetutamente ha lavorato in questa regione e ha anche deciso e scelto di finire i suoi giorni nella calma devota del santuario di Loreto. È un artista che nasce alla fine del 400 e che sviluppa la sua arte nella prima metà del 500. Viene considerato un innovatore in tutti i sensi, dal punto di vista iconografico, dal punto di vista delle scelte cromatiche ed anche naturalmente perché fa una scelta totalmente fuori onda rispetto a quelle che erano le realtà del tempo. È un pittore veneziano che sceglie la provincia, che sceglie la marginalità. Anche se lavora con Raffaello a Roma, lavora a Venezia, lavora a Bergamo, a Treviso e poi in questi piccoli centri delle Marche. Attualmente sono sette le città marchigiane che conservano opere di Lorenzo Lotto. In tutto sono 24 le opere che conserviamo e in un circuito di 213,5 km, voglio essere precisa, abbiamo la possibilità di visitare attraverso il percorso e l'itinerario lottesco queste cittadine marchigiane. Hanno tutte un'impronta medievale ancora molto evidente. Hanno tantissime altre monumenti, oggetti artistici, situazioni anche paesaggistiche che senza retorica riescono ancora a ricostituire un tessuto, un territorio che possono essere ancora rapportati a quelli del tempo di Lorenzo Lotto. Io credo che sia un'ottima iniziativa, come ebbi già modo di affermare, perché un conto è visitare un artista quando questo artista espone in una mostra, in un luogo o nell'altro, e un conto è andare a casa dell'artista e vedere l'opera che quell'artista ha fatto nella casa. È come dare un contesto molto ma molto più grande alla stessa creatività di Lotto, il vostro cammino tra una chiesa e l'altra, tra un museo e l'altro, dove soprattutto nelle Marche abbiamo la presenza dell'arte di Lotto. Ma certamente sì, come ogni altro avvenimento, perché la religiosità, prima ancora di essere nell'opera che uno vede, è nell'animo e nel cuore di chi si pone di fronte all'opera. E quindi è proprio la dimensione che ha messo in movimento il soggetto in questo pellegrinare che è la garanzia di un non camminare all'oscuro, ma di essere guidato dentro l'arte di Lotto stesso, in questo caso. Certamente sì, anche perché le Marche a questo riguardo hanno una ricchezza non comune, non c'è un paesino delle Marche che non abbia un grande tesoro nascosto nelle chiese o nella chiesa stessa.